È nato a Canicattì Fratelli d'Italia. Perché? Con quali aspettative? Fratelli d'Italia è nato a Canicattì già tempo fa. Noi siamo stati sempre presenti, ma fortunatamente adesso si è costituito un circolo territoriale. Questo già era tutto stato formulato prima del Covid, ma poi successivamente ci siamo un po' fermati. Al momento in cui si è ripartiti, l'entusiasmo che c'era tra le persone che ne fanno parte è stato talmente tanto da subito fare una riunione e fare un direttivo, dove l'assemblea ha dato come presidente del circolo il dottore Gero Drago, di cui io ho un affetto che va da anni di conoscenza e militanza nel partito. Siamo stati, diciamo, parte costituente di questo, e quindi diciamo che c'è molta soddisfazione di affidare il partito nella sua figura. Nasce Fratelli d'Italia a Canicattì. Quali progetti, quali aspettative per la nostra città? Il progetto Fratelli d'Italia, come diceva il coordinatore provinciale poc'anzi, nasce da tempo a Canicattì. Noi siamo sempre stati presenti, ma naturalmente era necessario strutturare il partito, come sta accadendo in tutte le città d'Italia. Fratelli d'Italia è un partito in grande ascesa, i sondaggi dimostrano che adesso è un partito a doppia cifra e che sta avvicinando i grandi partiti del panorama nazionale, a dimostrazione di come la coerenza, l'operatività, la serietà anche della nostra leader Giorgia Meloni piaccia agli italiani. E quindi una città importante come Canicattì non poteva non avere un punto di riferimento fermo. Ecco, questo è quello che vogliamo essere noi, un punto di riferimento per la città, un punto di riferimento propositivo. Cercheremo nella nostra attività politica di non essere un partito di polemica sterile, ma un partito appunto di proposizioni e di proposte, un partito che sia la portavoce dei problemi degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende, degli sportivi, di tutte quelle classi sociali che hanno bisogno di una voce ferma e una struttura che possa appunto risolvere le proprie istanze. Abbiamo costituito un primo gruppo dirigente che sarà il consiglio direttivo, formato da fior fior di professionisti, persone per bene, persone serie. Abbiamo intitolato il circolo a Paolo Borsellino, proprio perché vogliamo che sia la stella cometa del nostro operare. Legalità, una figura sicuramente molto simpatica a destra, lui stesso era pubblicamente un uomo diciamo che agiva per la politica di destra, di centrodestra. Ecco, e per noi proprio Paolo Borsellino deve essere la figura di emulare nella nostra azione quotidiana. Abbiamo strutturato anche un gruppo giovanile, quindi questo significa che anche i giovani vedono bene Fratelli d'Italia. Abbiamo nel consiglio direttivo l'avvocatessa Licalzi, che è una donna che sicuramente ci aiuterà a strutturare anche quello che è diciamo la parte femminile. Stiamo in questi giorni lavorando e stiamo ricevendo tantissime diciamo adesioni di concittadini, ma anche di donne, questo anche donne manager, donne che impegnate nel sociale. Questo significa che il nostro partito piace, e l'obiettivo deve essere appunto quello di strutturarlo nel miglior modo possibile e di portarlo avanti nel futuro per ottenere dei traguardi ambiziosi. Gioventù Nazionale rappresenterà un collante con Fratelli d'Italia. Con quali idee, con quali prospettive? Il principale obiettivo che noi di Gioventù Nazionale Canicattì abbiamo è quello della formazione politica dei giovani, perché è molto importante per noi ridar vita a quella che è una realtà che ormai oggi si è persa, quella della militanza giovanile. Siamo contenti di collaborare con Fratelli d'Italia Canicattì, perché come loro daranno voce a lavoratori, agricoltori e tutti gli adulti impegnati a Canicattì, noi abbiamo l'impegno e la voglia di dar voce a studenti e piccoli uomini che affrontano ogni giorno quello che è il nuovo mondo del lavoro. Il nostro obiettivo principale è anche questo, in modo da poterli consapevolizzare su quello che un domani la vita li metterà davanti.